L'edificio che vedete alle mie spalle è l'ex lanificio di Stia, oggi Museo dell'Arte della Lana. Tutta l'economia del Casentino tra il 1800 e il 1950 era retta da queste industrie tessili. E questa che vedete alle mie spalle, in questa azienda lavoravano centinaia di persone, praticamente tutto il paese di Stia. Ed era alimentata da questo torrente, il torrente Staggia, e dalla centrale idroelettrica. Era talmente importante questa azienda che riforniva Casa Savoia e tutto l'esercito italiano. E proprio qui, in questo posto dove fa così freddo, hanno inventato il panno casentino dal caratteristico ricciolo. Oggi noi vogliamo seguire il filo della lana. Capiamo quindi come nasce il panno casentino grazie a Francesco, che è il proprietario di questa azienda. Allora Francesco, la lana arriva qui in azienda, giusto? Arriva da dove? Dal Belgio. Dal Belgio. Questa lana, come possiamo vedere, è ancora una lana grezza. Grezza, ordinaria. Ordinaria cosa vuol dire? Ordinaria è una lana forte, una lana grezza di ordinaria micronaggio forte. Ecco, che assomiglia proprio alla pecora casentina. Alla pecora casentina. Per fare il panno casentino. È sterilizzata, quindi viene convogliata in quella macchina per aspirazione. Poi andiamo a vedere cosa succede. Si inizia con la prima fase, che è? La apertura del velo, della cardatura. La cardatura. Allora facciamo vedere un po', tieni il microfono. Questa lana all'interno della macchina si aprono i veli. Questa lana grezza diventa così. Ancora ha dei pallini, come possiamo vedere, ancora un po' di sporcizia. Questa andrà tolta, vero? Sì, esatto. Andiamo esatto. Avanti, che così vediamo gli altri passaggi. Verrà tolta, verrà. Le fibre verranno, venite, così le vediamo, verranno praticamente incrociate, soprammesse, di cui poi si tolgano, di nuovo vengono ridisfatte e aumentano la resistenza. Quindi noi stiamo facendo tutto questo, apriamo le fibre e le mettiamo una sopra l'altra per avere più resistenza, perché tutto questo andrà poi... Incrociamo le fibre, poi di nuovo rifacciamo il velo, apriamo ancora la lana. La apriamo ancora un'altra volta per far sì che quei pallini che abbiamo visto si lascino, esatto. e poi la rimettiamo. Di nuovo, altro incrociamento di fibre. Una sopra l'altra, perché a noi cosa serve in questo momento? Di nuovo per aprire le lane, le fibre si aprono molto meglio, i pallini, l'impurità. Via. Ecco, anche perché in tutto ciò noi vogliamo andare a creare un velo di quanti fili? Di 285 fili. 285 fili che poi con 260 cinture di cuoio. Eccolo qua lo stoppino, vediamolo. E questo qui è lo stoppino che non è ancora il filo, Francesco. No. Ecco, allora da questo stoppino piano piano. Perché è morbido, si andrà a creare il filo, vogliamo vederlo? Sì. Meccanicamente è bellissimo, andiamo di là. E lo stoppino viene messo sopra la filandra. Che la filandra poi riesce a dare delle torte per ottenere dallo stoppino il filo. Eccolo qua. Praticamente lo avvolge, eh? L'avvolge. Ecco, io. Ma posso toccarlo questo filo? Sì, puoi toccare. Ma fa un massaggio bellissimo. Qua si forma il filo, meccanicamente. Vediamo invece come si faceva una volta, come facevano le nostre nonne. Allora, si prende lo stoppino. Lo prendo io? Sì. Lo prendo qua. Allora, qua lo stoppino voglio solo farvi vedere quanto è debole. Cioè, si spezza con nulla. Lo tengo, eh? Adesso gli diamo le torte come faceva la nonna a mano, col fuso. Adesso le diamo con la macchina e otteniamo il filo. Eccolo qua. Beh, di resistenza già ce n'è, a differenza dello stoppino. Ora lo fai te. Dopo io. Sì, ora lo fai te. Si faceva fatica queste nonne, Francesco. Dai le torte. Tutto il giorno facevano così le nonne. Sì, dai le torte. Ce l'ho fatta, dai. Per resistenza.
è resistente anche il mio. Allora, adesso prendiamo i gomitoli. Adesso il filo. Questo è il filo e con questo filo facciamo la pezza. Ci fa la pezza, grazie Francesco. Dal filo siamo arrivati nell'anificio, Roberto. Allora, con questo filo cosa si ottiene? Trama e ordito? Che vanno nel telaio e si ottiene il tessuto greggio. Eccolo qua, il tessuto greggio. Beh. Una volta fatto questo, quali sono le componenti? Si va nella fase della folatura, sì, dove il tessuto viene feltrato in modo controllato. Tiriamo peso e corpo, va bene? Feltrato come si fa noi a casa, per dargli più spessore? Per dargli più spessore e per farlo chiudere, per far chiudere le fibre, perché la lana ha questa proprietà. Dopodiché quindi che diventi bello resistente. Bello resistente. Sì. Poi? Dopodiché andiamo in tintura, dove diamo i colori che il cliente richiede, che la moda del momento richiede. Il cammello, come abbiamo qui, poi guarda. Bello. Qui abbiamo il verde di linea verde. Il verde di linea verde. Quali sono i colori di quest'anno del panno casentino? Uno è questo, il classico colore di linea verde, e che comunque è anche un colore del casentino. E l'arancione. L'arancione. Che è l'altro colore lasso del casentino. E poi e gli altri è una mossa momentanea, ecco. Dopodiché, dopo la tintura, si passa all'asciugatura. Il tessuto viene asciugato, steso. E dopo veniamo in garzatura. Questa qua sarebbe la garzatura? Qui è la preparazione alla garzatura. Cosa vuol dire garzatura, Roberto? Garzatura, praticamente, si tira fuori il pelo dal tessuto per aumentare lo spessore del tessuto, renderlo soffice, dopodiché si crea la base per fare il ricciolo classico del panno rattinatura. Casentino. La rattinatura. E questo qui è il ricciolo classico proprio del panno casentino, guardate quanto è bello. Perché si fa il ricciolo? Perché si faceva già nell'antichità, questi panni venivano usati per coprire gli animali, poi nell'Ottocento i signori se li mettevano già addosso perché erano panni di grandissima eleganza. E come mai avevano questo ricciolo? Hanno questo ricciolo perché questo ricciolo è indistruttibile, non si è un panno che nel tempo durava, perché nel passato chiaramente non si poteva permettersi di rifare il guardaroba tutti gli anni. Con questo si era al sicuro, e lo siamo tutt'oggi, di poter ripresentarsi l'anno dopo con il capo integro. Quindi più resistente, ma soprattutto portava più calore, perché più calore, facendo perché ricciolino si aumenta lo spessore. Aumenta lo spessore, fa più caldo. È resistente, questa è la caratteristica base del panno casentino. Dall'Ottocento a oggi vediamo la trasformazione del panno casentino a ciò che ci mettiamo noi addosso. Grazie Roberto. Ecco.